Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: nuova scossa di terremoto incredibile al GF VIP a pochi passi dalla nuova diretta di stasera. Come se la caverà stavolta Alfonso Signorini. Ogni settimana una nuova scossa di terremoto avvolge il GF VIP. Tra polemiche, ritiri, squalifiche e scandali, Alfonso Signorini quest'anno ne ha sempre una da risolvere. Come se la caverà stavolta. Gli ascolti del GF VIP sarebbero in calo, ma non lo sono di certo i commenti sui social network. Il pubblico affezionato del reality continua a parlare del Grande Fratello e che se ne parli bene o male, se ne parla ogni giorno. Il caso Bellavia è stata una brutta gatta da pelare, ma almeno ha portato sotto i riflettori un problema sociale molto importante, di cui Signorini non vuole smettere giustamente di parlare. Nella puntata di stasera verranno affrontati molti temi e verranno messi sotto i riflettori moltissimi scontri furiosi accaduti negli ultimi giorni nella casa. I vipponi si stanno dividendo, il gruppo si sta spaccando e Signorini vorrà vederci chiaro. La nuova scossa di terremoto delle ultime ore riguarda i biglietti di ritorno dei vipponi, vediamo insieme il nuovo scandalo scoppiato in queste ore. GF VIP, Alfonso Signorini dovrà dare spiegazioni. In queste ore è scoppiato lo scandalo dei biglietti di ritorno dei vipponi. Come i fan sanno perfettamente, quando i vipponi entrano in casa hanno diritto di scegliere a sorte un biglietto, che potrebbe consentirgli il rientro in gioco in caso di eliminazione. Con la bagarre delle ultime settimane tra la squalifica di Ginevra e l'eliminazione lampo di Giovanni Ciacci, nessuno però ha mostrato i loro biglietti di ritorno. Successivamente c'è stato anche il ritiro di Sara Manfuso, ma è accaduto tutto talmente velocemente che persino il pubblico si era dimenticato questo dettaglio. Nelle ultime ore è stato dichiarato che nessuno dei tre aveva il biglietto di ritorno, ma il pubblico non ci vede chiaro e scoppia il caos. Perché non sono stati svelati prima e in diretta davanti ai telespettatori? Tutta una farsa, si legge su social, e Signorini dovrà rendere conto di questo fatto. D'ora in avanti ad ogni eliminazione o abbandono della casa dovrà esserci più chiarezza. Qualcuno sostiene infatti che i biglietti di ritorno potrebbero essere stati manomessi successivamente. Stasera in diretta i fan pretendono spiegazioni. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.